Il primo pensiero che è andato è stato questo qua di regalarlo al presidente. Come dicevo, è una serie limitata di solo 500 pezzi al mondo, viaggeranno in blockchain, quindi è certificato al momento dell'acquisto della persona, delle persone che sono ovviamente dei grandi collezionisti, però ci tenevo che l'8000 era del nostro presidente, quindi penso che il presidente apprezzato indipendentemente dal fatto stesso che il piede sinistro del più grande, però ovviamente. E io lo ringrazio perché così me lo metto a via 24 maggio sulla mia scrivania e deve essere un simbolo per poter dare un calcio nel culo, un calcio di tale portata e di tale importanza, un sinistro di Maradona a tutti i rompiscatole del mondo. E quello che mi ha regalato Stefano è un piede, proprio la parte, la base del piede, mentre invece il piede che lui realizzerà come scultura per una piazza di Scampia è un piede tridimensionale, a misura gigantesca, diciamo una lunghezza di 10 metri per 5 metri d'altezza su un piedistallo, quindi diventa veramente un'opera monumentale, no? Esatto. Che deve avere anche simbolicamente una sua valenza e una sua importanza. Per me viene prima Diego e poi Maradona, quindi rendere viva l'immagine sia di Maradona, il grande calciatore di tutti i venti, ma soprattutto il mio amico Diego, per me è una cosa tanto 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 bella oggi. Stefano, che avrebbe detto Diego di questo Napoli, del risultato di questo Napoli? Ma ovviamente Diego si sarebbe espresso con il fatto sempre che l'aiutino della Juventus, l'aiutino del Milan, l'aiutino all'Inter, il Napoli si ritrova da dopo tanti anni sempre lì su e non è facile, perché arrivare terzo, arrivare secondo, arrivare terzo, arrivare secondo è come se si vince uno scudetto facilmente a Milano-Torino, quindi cioè, onestamente fare veramente un omaggio. Io, non perché il presidente è qui al mio fianco, ma io l'ho sempre detto. Molto piacere quindi come sindaco di Napoli di accogliere questo dono e di poterlo quindi poi custodire nel Palazzo Comunale, che è un atto di generosità e di ricordo di un grande personaggio che è patrimonio della nostra città e di cui è anche cittadino. Quell'idea che è venuta a me e al presidente De Laurentiis, Aurelio, della possibilità che questo progetto proposto da Stefano, che si possa poi realizzare un luogo, si possa identificare un luogo di Napoli dove poter posizionare questa statua che diventi poi patrimonio collettivo dei tifosi, non solo ovviamente all'interno dello stadio, che è diciamo, la casa dello sport napoletano, dello sport calcio, ma all'interno della città.